La senti? Questa è la crisi climatica che sta arrivando, anzi, che è già arrivata. Queste sono le famose immagini del crollo del ghiacciaio della Marmolada, una tragedia che ha portato con sé numerose vittime. Una tragedia sulla quale adesso molti espongono la propria opinione sul web, ciascuno incolpando chi secondo lui doveva essere responsabile di questa tragedia. In tanti inoltre vogliono giustizia e criticano le autorità locali alle quali danno la colpa di questa tragedia. Ma prima di criticare e di esporre la nostra opinione sul web dall'alto delle nostre tastiere, ricordiamoci che i veri responsabili di questa tragedia siamo tutti noi. Lo sei tu che stai guardando questo video, lo sono io. Il colpevole è l'umanità intera, che continua con indifferenza ad ignorare i continui effetti dei cambiamenti climatici. La tragedia della Marmolada era annunciata da tempo. Lo si ripete da anni che lo scioglimento dei ghiacci è uno dei principali effetti dei cambiamenti climatici, uno dei più visibili quantomeno. La colpa non è di chi è andato a vivere la montagna quel giorno, la colpa non è di chi gliel'ha permesso, la colpa è di tutti noi che continuiamo a tollerare il riscaldamento globale. Ognuno di noi ha le sue responsabilità e le vite spezzate da questa e da tante altre tragedie causate dai cambiamenti climatici devono iniziare a pesare sulle nostre coscienze. Non possiamo continuare a mantenere questo stile di vita dannoso per noi e per il nostro pianeta. I primi a pagarne le conseguenze sono stati i paesi poveri, quelli del terzo mondo, con ondate di calore estreme, inondazioni e siccità, popolazioni che non hanno i nostri stessi mezzi per affrontare queste calamità. E a nessuno gli importava della vita di chi abita lontano da noi. L'importante era vivere bene qui. Egoisticamente siamo andati avanti, voltando lo sguardo dall'altra parte. Ma ora che gli effetti della crisi climatica sono arrivati fin da noi, continuiamo comunque con indifferenza ad andare avanti per la stessa strada. Continuiamo a correre sempre più veloci guardando verso il basso, per non vedere quel muro contro il quale stiamo andando a schiantarci, e ignorando i continui avvertimenti di chi viaggia insieme a noi, che da decenni ci sta dicendo «fermati o ti schianterai». Cos'altro serve per aprire gli occhi sulla catastrofe che sta per abbattersi sull'umanità? Una siccità mai vista prima? Temperature estreme oltre i 40 gradi? Incendi colossali? Venti oltre 200 km orari? Servono forse grandinate da film di fantascienza? Evidentemente no, perché ormai questi effetti dei cambiamenti climatici sono sotto i nostri occhi quotidianamente. Fermiamoci, prima che sia troppo tardi. O chi aveva capito da tempo la gravità della situazione sicuramente non proverà gioia nel dire «ve l'avevo detto». Ci stiamo schiantando. Fermiamoci.